Dopo due vittorie di fila, la Vastese piazza il Tris battendo all'Aragona in rimonta anche il Monticelli grazie ad un ottimo secondo tempo. Per i biancorossi è un successo importante a testimonianza dell'ottimo momento di forma della formazione biancorossa che inizia a far sognare i propri tifosi. Avvio di gara soft con le due squadre a controllarsi senza riuscire mai ad affondare e superare le rispettive difese. Bisogna così attendere il 23esimo quando Iacchini per gli ospiti in area abruzzese mette la palla alle stelle. La risposta dei locali è affidata al 28esimo a Stivaletta che dai 25 metri non inquadra però lo specchio della porta. Al 39esimo Leonetti fallisce poi la più facile delle occasioni sbagliando un gol praticamente già fatto sulla linea di porta dopo un ottimo servizio di Cristaldi. Tutto qui il primo tempo con le due formazioni che tornano così negli spogliatoi sul risultato di parità e senza reti. La ripresa si apre con Casciani al posto di De Chiara nella formazione abruzzese ma soprattutto con un botta e risposta tra il nono ed il decimo minuto. A trovare il gol del vantaggio la squadra ascolana con Pretarulo che approfitta di una ingenuità della difesa di casa andando poi a mettere il pallone nell'angolino alle spalle di Camerlengo. Neanche il tempo di esultare che arriva il pareggio della Vastese con Leonetti che di testa insacca per l'1-1 riscattando così l'errore del primo tempo. La squadra di Gianluca Colavitto ci crede e al quarto d'ora è Fiore dopo una buona azione personale a concludere però centralmente fra le braccia dell'estremo marchigiano. Al 19esimo i tifosi di casa per due volte gridano al gol ma i legni della porta del Monticelli dicono no prima al colpo di testa di De Feo e qualche istante dopo all'incornata di Leonetti. Si disperano sugli spalti i tifosi di casa con la Vastese ora però costantemente all'attacco. Formazione di casa che spinge senza soluzione di continuità e con la formazione marchigiana che si salva ancora al 25esimo con Marani che respinge una conclusione insidiosa di Fiore. Gli attacchi dei padroni di casa assumono i toni di un vero e proprio assedio con i biancazzurri ospiti a difesa della loro metà campo e così frutti di tanto attaccare arrivano per la Vastese al 34esimo quando Bittaia, da poco entrato in campo al posto di Stivaletta, si guadagna un calcio di rigore che viene poi trasformato da Cristaldi per il 2-1 locale ed il sorpasso nel punteggio. Si arriva così ai minuti finali che vedono al 39esimo anche l'espulsione per doppio giallo di De Feo e gli assalti confusi dei marchigiani con la Vastese che seppur in 10 uomini al 45esimo per due volte con Bittaie fallisce la rete del 3-1 prima con il giocatore di casa che tira addosso a Marani e poi con una conclusione alta dell'avanti biancorosso su perfetto servizio di Lucciarini. Poi il triplice fischio finale di Robilotta di Sala Consilina e la festa degli abruzzesi sotto la curva d'Avalos per un successo che proietta la squadra di casa nelle zone alte della classifica e domenica prossima i biancorossi del presidente Bolami saranno di scena sul campo della corazzata Vispesaro. Un vero e proprio esame di maturità per gli aragonesi che potrà dire tanto sulle ambizioni dell'11 di Gianluca Colavitto che può essere comunque soddisfatto della sua squadra. Il secondo tempo mi è piaciuto tanto, però anche il primo tempo ti devo dire la verità, abbiamo sviluppato tanto gioco, però un gioco che andava a concludersi ai 30 metri dalla porta avversaria, cioè ci è mancata quella palla filtrante, quegli inserimenti da parte dei centrocampisti e non era semplice perché loro giocavano appunto un 11 sotto la linea della palla e non era semplice per noi scardinarli. Invece il secondo tempo si sono aperti più spazi, abbiamo avuto la zampata dopo il gol loro e sono contento perché comunque i ragazzi lavorano con serenità e con voglia di allenarsi. Tre vittorie consecutive, i tifosi sognano con la Vitto? No, noi i tifosi sanno che noi viviamo alla giornata, domenica è un'altra partita, andremo a Pesaro e vediamo che cosa succede. Questa squadra però sul piano del gioco sta migliorando settimana dopo settimana, questo probabilmente è l'aspetto più importante che le interessa. Sì, diciamo che le prestazioni ci sono, abbinate anche al risultato, però a volte non c'è un'equazione prestazione uguale risultato. Diciamo così che è un trend della mia squadra che si protrae dal ritiro, dalle partite amichevoli. Capiterà la partita che dirai non siamo scesi in campo, mi auguro più lontano possibile, però questo è il calcio. Noi stiamo mantenendo alta l'asticella domenica dopo domenica, quindi sono contento e continuiamo così.
Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, eravamo in piena partita, avevano avuto solo una palla gol su un errore nostro, grossolano, però eravamo presenti e la Vastese faceva fatica a rendersi pericolosa. Siamo ripartiti nel secondo tempo, abbiamo avuto due o tre palle importanti che poi sono sfociate nel gol e fino a lì quindi un ottimo Monticelli. 1-1 rocambolesco su un errore individuale della nostra difesa e lì, devo essere sincero, la Vastese ha preso il sopravvento e meritava nettamente la vittoria. Per la prima volta ho visto la mia squadra un po' in balia delle acque, cosa che di solito non succede, le mie squadre sono sempre abbastanza organizzate, però questa volta è avvenuta. E poi ci siamo riassestati, mettiamola così, e è successo qualcosa di magico dal cielo che ha fatto sì che la Vastese, che ripeto in quel momento meritava di vincere la partita, però la situazione si era riequilibrata, poi ha vinto per altri motivi, però peccato. Poi siamo restati un po' in partita fino alla fine, però ripeto, una Vastese determinata, vogliosa, grintosa, che sa stare in campo, quindi voglio dire onore alle armi, è giusto anche questa vittoria.